Ciao, ciao, buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi tabelline. Tabelline con palloncini e spaghetti spezzati. Oggi vi dicevo la tabellina. Facciamo la tabellina del 2, la tabellina del 3 e poi una volta capito il metodo potete continuare da soli con le altre tabelline. Ok, andiamo con la tabellina del 2, 1 e 2, quindi 2 per, allora 2 per 1, prendiamo uno spaghettino, lo appoggiamo su i due palloncini e andiamo a contare in quanti punti lo spaghetto tocca i palloncini. 1 e 2, 2 per 1, 2 per 1, 2. Andiamo avanti. 2 per 2, 2 spaghetti, 1 e 2, ok? Andiamo a contare in quanti punti i due spaghetti toccano i due palloncini. 1, 2, 3, 4, 2 per 2, 4. Andiamo avanti. 2 per 3, 3 spaghetti, 2 per 3. In questo modo, 2 per 3 abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti di contatto. 2 per 3, 6. Potete naturalmente andare avanti. Andare 2 per 4, 2 per 5, 2 per 6, 2 per 7, 2 per 8 e così via. Ma 2 per 0? 2 per 0, 0 punti di contatto. 2 per 0, infatti 0. Ok, la stessa cosa vale per la tabellina del 3, del 4, del 5. Quella del 3. 1, 2, 3, 3 palloncini. Ok, 3 pair. Andiamo a vedere. 3 per 1, 3 palloncini per 1 spaghetto. Appoggio il nostro spaghettino e andiamo sempre a contare i punti di contatto. 1, 2, 3, 3 per 1, 3. 3 per 1, 3. Ok? 3 per 2, 2 spaghetti, 1 e 2. Punti di contatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 2, 6. 6. 3 per 3? Spero sia un modo utile per anche i bambini che con le tabelline, insomma, hanno qualche difficoltà. È la mia proposta. Tabelline con palloncini. E spaghettini. Mi è piaciuto definire la moltiplicazione e quindi le tabelline come numeri in contatto tra loro, palloncini e spaghetti in contatto. Riflettete. Ciao.